Questa settimana siamo a Pistoia e più precisamente alla Biblioteca San Giorgio, dove nell'ambito della nostra rubrica mensile Donne e dintorni, quello che le donne fanno, ci occupiamo della presentazione reading di un bel libro. Respiri e sospiri di Paola Cannas. Marco, chi è Paola Cannas? Dunque, io pensavo fosse solo mia mamma, invece in realtà ho scoperto che scriveva delle poesie bellissime. È stata una grande sorpresa, cioè, succede che i figli a volte snobbino un po' i genitori, non gli danno retta. E un giorno ne ho letta una e sono rimasto davvero impressionato. E allora me ne sono fatte dare tutte e ho scoperto che sono veramente belle. La loro bellezza, secondo me, sta proprio nel fatto che sono poesie semplicissime, profonde, che toccano veramente in profondità i sentimenti, il desiderio di dire cosa si prova in una forma sintetica e capace di arrivare agli altri. E allora le ho raccolte, le ho battute a macchina, ho scommesso sull'editoria, mandando a un editore che conosco, Felici di Pisa, queste poesie, senza dire che era mia mamma, per non creare cortocircuiti. E il giorno dopo subito mi ha detto che le pubblicava, che le erano piaciute moltissimo. E poi mia mamma, quando le ho spiegato che non era appunto un libro pagato, ma era un vero libro fatto da un editore e che avrebbe ricevuto anche delle piccole royalties, mi disse: io non voglio nulla, voglio dare tutto in beneficenza. Allora sul contratto abbiamo fatto mettere che andà tutto a Filo di Iuta, che è un'associazione che lavora in Bangladesh, fa educazione in Bangladesh, e dunque il cerchio si è chiuso, e purtroppo si è chiuso definitivamente per quanto riguarda mia mamma, perché lei se n'è andata il 17 marzo. La cosa che mi fa molto piacere è che lei ha potuto godersi questo libro per almeno un mese e mezzo e che è rimasto questo regalo. Autunno in Toscana. Parlate, o mura, dell'antica torre e dite quale sguardo posò dalle finestre anguste sull'oro della valle così dolce e amica. La regia come si pone davanti alla poesia? Ma è una cosa molto semplice, perché davanti alla poesia basta una voce, a volte ci può essere anche una musica, è l'ambiente giusto. Siccome siamo in una biblioteca dove regna la cultura, allora cosa c'è di più bello che sentire anche leggere delle poesie, specialmente di una signora che non c'è più, ma che resterà comunque sempre con questo libro, perché sono cose molto belle. L'iniziativa è frutto anche della collaborazione con la sezione Soci. Assolutamente, assolutamente sì, perché la sezione Soci Coop di Pistoia ha un contatto continuo con la Biblioteca San Giorgio, in quanto periodicamente la Biblioteca San Giorgio ha dei volontari, delle persone che vengono a distribuire i libri per lo scambio, per le letture, e quindi al di là del fatto che è un supermercato, però la cosa bella è che quando una signora, quando una donna, quando una persona a fare la spesa, prende anche il libro della Biblioteca San Giorgio. Gli amici, i vivi ormai più non ti stanno accanto e non ti fanno compagnia. Invano cerchi di fermare il loro sguardo su di te. Che tipo di poetessa era e è Paola Cannas, lo possiamo apprendere da questo libro. Che tipo di donna, che tipo di mamma era invece Paola Cannas? Beh, sempre difficilissimo per un figlio definire in poche parole una mamma. Io posso raccontare un paio di aneddoti divertenti su di lei. Era una donna libera, molto religiosa e credeva nella provvidenza. Lei ha sempre adorato Bob Dylan, infatti anche nel libro c'è una poesia per Bob Dylan. E
Una volta già mio padre era morto da qualche anno, lei aveva 75 anni mi sembra, anche forse qualcosa di più, è andata a vedere da sola Bob Dylan a Genova, lei abitava a Marina di Massa, ci ha raccontato tutto dopo. Tornando verso la stazione ha perso l'ultimo treno e doveva aspettare la mattina alle 6 a prendere il treno per tornare. E si è infilata in un bar dove c'erano questi biker tipo Hells Angels, ha detto ma io sono qua, aspetto il treno domattina, posso stare con voi, e ha passato tutta la sera a bere birra con questi. Poi quando me lo raccontava gli dicevo ma che fai mamma, ma cioè, è rischioso, ma che rischioso, io dico una preghierina e mi va tutto bene. E allora questa era Paola Cannas, questa è invece la poetessa Paola Cannas nel libro Respiri e Sospiri. Ed è davvero tutto per questa settimana, l'appuntamento è alla prossima trasmissione, ciao a tutti.